Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Giuseppe di LGD Informatica. Oggi parliamo della CM Acewheel AL26, una mountain bike biammortizzata con ruote da 26 e motore da 250 watt, che promette ottime prestazioni sia sulla strada che sullo sterrato. Vediamo com'è nella nostra recensione. Al primo sguardo la AL26 si presenta con un design robusto e aggressivo, tipico delle mountain bike. Il telaio in alluminio è leggero e resistente, mentre le sospensioni anteriore e posteriore promettono comfort eccellente su qualsiasi tipo di terreno. Pneumatici da 26 non sono fat, ma nemmeno pneumatici normali, infatti sono 26x3, permettono un'ottima trazione e un'ottima stabilità su qualsiasi tipo di terreno. I freni idraulici anteriori e posteriori, ovviamente a disco, garantiscono una frenata potente e sempre sicura. Questo permette di far collocare la AL26 fra le mountain bike migliori che abbiamo provato quest'anno. Il telaio, comunque tutta la bici, pesa circa 40 kg e riesce a trasportare un massimo di 150 kg, quindi praticamente ci può salire chiunque. Il peso della bici non si sente a meno che non dovete sollevarla. In ordine di marcia non ve ne accorgete nemmeno, è leggerissima, molto stabile, è abbastanza agile tra il traffico e gli ostacoli. Il cuore della L26 è un motore da 250 watt con un picco da 750. La bici comunque arriva limitata a 250 watt, quindi rispetta pienamente il codice della strada. La coppia è di 60 Nm e questo garantisce una bella spinta e una grande forza di trazione anche su pendenze abbastanza importanti. L'assistenza è molto silenziosa ed è un vero piacere portarla in giro. Ad alimentare questo motore c'è una batteria da 48 volts per 17 ampere ora, permette un'autonomia fino a 100 km con una singola carica. La ditta produttrice indica circa 100 km, ma sappiamo benissimo che l'autonomia dipende dal vostro stile di guida e da quanto pesate e dalla strada che fate, quindi prendiamolo sempre con le molle questo dato, però è comunque un'ottima bicicletta. La bici, anche se sembra dalla forma che ha che abbia un motore centrale, il motore si trova sul mozzo posteriore. Grazie al sensore di coppia abbiamo un'esperienza di guida molto fluida e naturale, quindi non abbiamo quella spinta violenta che si trova spesso nelle bici senza sensore di coppia, ma abbiamo una spinta graduale proporzionata a quella che diamo noi con le gambe, quindi la sensazione che abbiamo è quella di avere delle gambe super potenti che riescono a spingere la bici a velocità normalmente impensabili senza il sensore di coppia e senza ovviamente il motore. La CM Acewheel AL26 è costruita con componenti di qualità, il cambio Shimano Altus, freni idraulici di ottima marca vi garantiscono una certa qualità su strada e ovviamente un'affidabilità nel tempo. Il telaio è in alluminio, robusto e leggero, mentre tutto il resto dei componenti, come dicevo, essendo di ottima qualità, non sono ovviamente top di gamma, ma nemmeno prodotti diciamo da grande magazzino, quindi questo garantisce un piacere di guida e un'affidabilità non indifferente. Da lì d'insella della AL26 la bici si dimostra una e-bike davvero divertente e versatile. Il motore fornisce un'adeguata assistenza su qualsiasi tipo di terreno, sia che sia asfalto, sterrato o anche su terreni pieni di ciottoli, comunque abbiamo sempre un'ottima trazione e un'ottima spinta. Grazie al motore riusciamo ad affrontare anche salite importanti, quindi sia che siamo in città o ci troviamo come in questo caso in campagna, sicuramente c'è da divertirsi con queste bici. Le sospensioni assorbono benissimo le asperità del terreno, avanti abbiamo un ammortizzatore a doppia forcella con la regolazione sia del precarico che della resistenza stessa della molla, quindi si può regolare non solamente aperto o chiuso, ma possiamo regolare proprio la resistenza della molla stessa. Sul posteriore abbiamo comunque un altro ammortizzatore a molla con capsula idraulica e anche questo è regolabile sia nel precarico che nel dump. Questo permette di regolare ancora meglio
la risposta dell'ammortizzatore, quindi sia la resistenza al nostro peso, sia la velocità di ritorno della molla. Quindi possiamo ottenere una regolazione fine sia sull'anteriore che sul posteriore, e questo permette di avere sempre l'esperienza migliore su strada. Abbiamo a disposizione un cambio Shimano 8 rapporti Altus, completo allestimento, ovviamente anche un portapacchi che io non ho montato perché la volevo molto aggressiva, nuda, diciamo così. Comunque il portapacchi è molto resistente, va bullonato direttamente sul telaio e sembra veramente solido. Abbiamo anche in dotazione parafango anteriore e posteriore. Sull'anteriore abbiamo un ottimo faro LED che vi permette di andare in giro anche di notte senza alcun tipo di problema. Sul posteriore, anziché avere il classico stop sul parafango, visto che possiamo anche decidere di non montarlo, abbiamo una luce lampeggiante rossa sottosella. Questa però è alimentata da delle batterie stilo, mentre il faro anteriore è alimentato dalla batteria stessa della bici. Questo significa che anche se avessimo la bici scarica, comunque abbiamo lo stop visibile, e quindi possiamo tornare a casa senza alcun tipo di problema. La CMA Swill AL26 è progettata per offrire un comfort di guida ottimale. La sella è ergonomica ed è anche ammortizzata. Il manubrio è regolabile, ovviamente nell'inclinazione, non in altezza. Quasi nessuna mountain bike, a meno che non andate a cambiare la pipa, è regolabile in altezza. Ovviamente abbiamo ammortizzatori anteriori e posteriori che riducono l'affaticamento e lo stress su strada, quindi viaggiamo molto comodi. Ruote da 26x3 garantiscono ottima aderenza e smorzano anche le problematiche che possiamo trovare sul nostro percorso. Vediamo come va. Allora, partiamo dal livello 1 con il computer impostato con un limite massimo di 5 km orari. Livello 1. Arriviamo circa a 9 km orari. Livello 2, la spinta comunque è leggera ma si sente, arriviamo a 15. Livello 3, siamo sui 18 con pochissimo sforzo da parte nostra. Livello 4, siamo un po' controvento, arriviamo più o meno a 22-23. Livello 5, arriviamo ai nostri 25 km orari. Il motore ovviamente smette di spingere quasi a 25, o comunque ci aiuta, ma non ci porta oltre 25 km orari. Stessa cosa per quanto riguarda l'acceleratore. Se utilizziamo l'acceleratore su strade ovviamente private, livello 1 ci fermiamo a 6 km orari, 7, 8. Livello 2 siamo a circa 12, 13, 14, sono gli stessi livelli che avremmo con la spinta con i pedali. Livello 3, 4 e 5 praticamente sono inutili, nel senso che comunque arriviamo, in ogni caso ci fermiamo intorno ai 22-23, qui siamo leggermente in salita, quindi siamo quasi a 25 km orari. Adesso ci fermiamo e cambiamo impostazioni nel computer di bordo. È abbastanza semplice, basta tenere premuto il tasto. Andiamo su Advanced, su Display Setting. Allora, ecco qui. Lo portiamo fino a 99, che è il massimo. Ok. Torniamo su. Exit. Vediamo dove arriviamo. Partiamo direttamente con l'acceleratore a livello 5. Sembra un po' controvento. La spinta ovviamente si sente che è più piena. Se non ci fosse questo vento arriveremmo tranquillamente a 40-45. Lasciamola sbloccata e proviamo in salita cosa succede. Comunque, se pedaliamo, grazie al sensore di pedalata, non è che come le altre bici, mettiamo a livello 5, pedaliamo e già ci scappa da sotto e quindi sostanzialmente pedaliamo a vuoto, ma l'accelerazione del motore è pari alla spinta che diamo noi, quindi riusciamo a comunque stare dietro al motore e mantenere una velocità in base a quanto pedaliamo. Io in questo momento sto dando un minimo di peso sui pedali e il motore mi sta tenendo tranquillamente a 25 km orari. Se do un'accelerata un po' più forte,
senza mettere grosso sforzo, il motore mi porta a 35 km/h senza problemi. Qui ora inizia la salita, vediamo con l'acceleratore che succede. La salita, come in tutti gli altri nostri video, sembra poco ripida, ma non lo è. Infatti la bici già un po' sta rallentando. Però continua a salire senza troppo sforzo. Se pedaliamo insieme a lei, togliendo la mano dall'acceleratore, ovviamente senza grosso sforzo, la bici sale tranquillamente. Infatti vedete, non sto nemmeno tenendo il manubrio e la bici va senza alcun problema. Sempre se non ci mettiamo sotto qualche macchina. Comunque siamo ancora nei limiti di velocità previsti dalla legge. Comunque la bici è molto comoda, il sensore di coppia è impagabile, è una sensazione molto molto piacevole rispetto al sensore di velocità. Non facciamo alcuna fatica, la bici si arrampica tranquillamente ovunque, senza usare l'acceleratore, solo di motore e un minimo di gambe. Se vogliamo avere un po' di velocità in più, basta spingere un po' più sui pedali e anche il motore spinge un po' di più. Ovviamente se non vogliamo pedalare c'è sempre l'acceleratore. La sella è molto comoda e gli ammortizzatori anteriori e posteriori fanno sicuramente il loro dovere. Anzi, forse questa è la bici con il miglior ammortizzatore posteriore. Infatti riesce a smorzare sul serio l'asperità del terreno. Tra l'altro si può regolare sia il precarico che il dump, quindi la si può regolare perfettamente sulle nostre necessità, il nostro peso e stile di guida. Le ruote, che sono da 3 pollici, 26x3, smorzano bene le asperità del terreno e comunque hanno un ottimo rotolamento, quindi purtroppo c'è vento, non riusciamo ad arrivare alla velocità massima, però abbiamo comunque una bella spinta. Tra l'altro il motore è molto silenzioso. Anche quando è sotto sforzo non si sente quasi per nulla il rumore, si sente solo il rumore delle ruote che girano. Il freno ovviamente ancora fa un po' di rumore, ci ho percorso non troppissimi chilometri, quindi ancora si deve rodare come si deve, però la frenata comunque è potente, basta premere entrambe le manopole e facciamo una bella frenata senza alcun tipo di problema. Come dicevo prima nella descrizione del video, questa bici mi piace parecchio, è molto comoda, molto veloce, leggera, o meglio pesa 40 kg, ma sulla strada non si sentono perché è molto ben bilanciata, la ciclistica è fatta bene, quindi è molto piacevole da utilizzare. L'unica cosa che non mi piace e che comunque ho segnalato al produttore è il cavalletto posteriore, praticamente è troppo lungo e quindi la bici resta quasi in piedi, quasi dritta quando la parcheggiamo e c'è il rischio che cada, e in più è anche abbastanza pesante, quindi quando prendiamo uno scalino per strada o un po' di strada sconnessa il cavalletto sbatte e fa un po' di rumore, ma il cavalletto alla fine costa 10 euro, glielo cambio senza alcun problema. Mi hanno detto che sulle nuove altre versioni arriveranno già con cavalletti migliori, tarati all'altezza giusta e con una molla più efficiente.
L'ammortizzatore posteriore, ripeto, è spettacolare, fa il suo dovere, si muove. Su altre bici l'ammortizzatore c'è, ma non è funzionale come questo. Sicuramente anche sulle altre bici fa smorza un po' quello che si trova sulla strada, ma è sempre solitamente un po' più rigido. Questo invece è regolato in maniera perfetta, tarato bene sul tipo di peso che ho io, visto che si può fare, e funziona alla grande. Essendo ben equilibrata, la bici si può guidare anche senza mani volendo, anche se non è consentito dal codice della strada, però si può anche fare. Purtroppo oggi c'è troppo vento e non è una giornata ideale per andare in bici, però almeno non c'è caldissimo come negli altri giorni, quindi si fa quel che si può. Grazie al sensore di coppia le ripartenze non richiedono l'acceleratore, infatti il motore si attiva subito appena rileva lo sforzo fatto sui pedali. Basta un decimo di giro, basta premere sui pedali e già il motore ci dà una mano, mentre con le altre bici bisogna dare almeno una pedalata e mezza, e questo le rende un po' più pesanti all'avvio. Infatti l'acceleratore in quel caso è molto utile nelle ripartenze per dare la spinta iniziale. Con il sensore di coppia il problema non si pone. Basta premere sul pedale per pedalare e già si attiva la spinta. Tra l'altro il cambio a 8 rapporti aiuta parecchio, quindi possiamo adattare la nostra spinta alle nostre possibilità fisiche e il motore ci viene in aiuto senza alcun problema. Tra l'altro, avendo le ruote così libere, con poco attrito, la velocità la mantiene tutta.
quindi questa bici, ricapitolando, è un'ottima bicicletta per andare in giro sia in città che in aperta campagna. Vi divertirete sicuramente tanto come ho fatto anch'io e ripeto, il sensore di coppia è un plus che vale veramente la pena di prendere e vi regala una sensazione di guida molto più piacevole rispetto a bici con sensore di accelerazione. La misura delle ruote, come dicevo prima, sono da 26 e sono penso la misura giusta per chiunque. Anch'io che sono alto 1,87 m vado benissimo su questo tipo di telaio, la sella ovviamente è regolabile in altezza e va bene anche per me, quindi da questo punto di vista, come anche da tutti gli altri, la bici è sicuramente promossa. Ricapitolando, i vantaggi di questa CMA Swill AL26 sono sicuramente il design robusto e aggressivo. La costruzione è solida e molto affidabile, il motore potente e soprattutto silenzioso, batteria capiente con una ottima autonomia, sospensioni eccellenti sia sull'anteriore che sul posteriore, freni idraulici potenti, quindi nel totale è sicuramente un'ottima bici e forse è la migliore che abbiamo provato quest'anno. La CMA Swill AL26 si posiziona fra le mountain bike biammortizzate di alta qualità, perfetta per gli amanti dell'off-road che cercano prestazioni, comfort e divertimento e va benissimo anche in città. Il prezzo non è ovviamente molto economico, siamo intorno ai 1.500-1.400, dipende dal coupon che riusciamo a fornirvi, lo trovate sul nostro sito LGD Informatica o in descrizione nel video. Ma il prezzo comunque è giustificato per l'ottima qualità della bici, sia dei componenti singoli che della bici nel totale. Se siete alla ricerca di un'e-bike performante e versatile per le vostre avventure off-road, la L26 è sicuramente una scelta vincente. Io ve la raccomando sicuramente e vi lascio il link in descrizione per l'acquisto e anche il coupon. Se questa recensione vi è piaciuta e se ne volete vedere altri, iscrivetevi al canale, lasciate un like, sicuramente ci fa sempre molto piacere. Per questa recensione è tutto, vi lascio alla prossima. Ciao da Giuseppe di LGD Informatica.